Le ultime tendenze fashion dell'occhiale da vista e da sole sono protagoniste di Mido Fashion District, uno spazio esclusivo in cui si affacciano le più grandi aziende del mondo dell'eyewear. Qui espongono le più importanti realtà produttive che mostrano il meglio dei loro brand e delle loro linee di prodotto, frutto del fondamentale lavoro di ricerca e sviluppo. Scopriamo i protagonisti dei padiglioni 13 e 15. A Mido TV siamo con Riccardo Rosen di Life Italia. Quali sono le novità per Mido 2012? Beh, quest'anno puntiamo molto sul sole con materiali nuovi, specialmente i bicolori, un po' i degradé, sempre il cat eyes che sta tirando molto, modelli vintage e un po' su quelle linee, diciamo, sia per il sole che per il vista. Allora, Mido 2012, Rodenstock, la collezione completa per ognuno di voi che enfatizza al massimo, quest'anno più di altri, il sistema dell'occhiale completo verso il sistema unico, abbinato ovviamente a prodotti di eccellenza come lenti e montature by Rodenstock. Alfred Daniele e Mercedes-Benz, due marchi in licenza, ormai ci accompagnano da un paio d'anni e ancora si completano e riescono a trasmettere quello che sono i concetti alla base del DNA di ciascuno dei due brand. Porsche Design, Mido 2012, i suoi primi 40 anni e lo fa ovviamente ripercorrendo decennio dopo decennio, rappresentato con i modelli icona e quindi con i modelli heritage quello che sono i suoi concetti. Il primo Goccia, l'84-78, che già nel 1972 aveva studiato e realizzato un sistema di intercambiabilità dei filtri innovativo ed esclusivo. Filtri intercambiabili, antiriflesso interno e titanio sono il must della collezione. Parliamo di eyewear. Quali saranno le tendenze per il 2012? Ma secondo me le tendenze saranno tanto colore soprattutto, quindi noi che facciamo occhiali da sole giocheremo tanto sulle trasparenze, sui doppi colori, tanti specchiati, tante lenti sfumate. E per quanto riguarda la linea di occhiali in acetato, oltre al colore anche l'importanza degli spessori, quindi occhiali abbastanza importanti che fanno proprio vedere anche la lavorazione della lastra con tutte le sue nuance e tutte le sue variazioni di colore. Nel 2012, per quanto riguarda gli occhiali da vista, il materiale prediletto è sicuramente l'acetato con linee sottili, forme molto grandi come un po' l'anno scorso, mentre per quanto riguarda l'universo solare avremo delle lenti quasi specchiate, non totalmente, e soprattutto l'inserimento di tanti colori traslucidi. Beh, credo che continuerà la plastica a essere la protagonista principale dell'anno 2012, anche se devo dire che abbiamo diverse soluzioni anche sulle montature in metallo, cercando di creare delle buone alternative con dei giochi di colore, dei giochi di nuove design. Io credo che la plastica sarà ancora la regina, ma il metallo penso che possa dire la sua anche quest'anno. Ma noi puntiamo molto, e a secondo del brand di riferimento, puntiamo a degli stili diversi. Per esempio su Lanvin puntiamo molto a queste decorazioni in pelle con degli strass, sono elementi decorativi che richiamano il gusto di Albert Albaz. Questo, come vede, è una forma tonda, è una forma su cui anche questa pensiamo può avere un risultato interessante e nuova. Demi Moore durante la sfilata di Lanvin è l'occhiale che ha preferito. Per cui abbiamo forme molto ampie, con decorazioni di lusso, con decorazioni molto importanti, pelle, strass, pietre, in linea con il decoro di Lanvin. Lente blu di Police è un altro must che richiama agli anni 80. Gli anni 80 la lente blu ha reso famoso il marchio in tutto il mondo. Abbiamo pensato di riproporla. Oggi le nostre campagne pubblicitarie sono tutte focalizzate sulla lente blu. Tra l'altro proprio una trasmissione della settimana scorsa dice che la lente blu rilassa gli occhi e quindi anche a livello associazione degli ottometristi consigliano il colore blu. Ecco. Questo è il trend su cui noi siamo focalizzati, il trend su cui noi stiamo puntando una campagna worldwide. Il nostro lavoro è innanzitutto quello di interpretare la comunicazione del nostro cliente. Parlando di Griff,
ovviamente noi non facciamo la tendenza di un grande nome della moda, dobbiamo però capire qual è la sua espressione, cosa lui vuole fare e interpretare con il nostro prodotto, dove va riconosciuto, diciamo, va pensato che se il contenuto, cioè l'oggetto più importante, l'occhiale, cambia con le stagioni, con le nuove collezioni, molto spesso il contenitore, vedi l'esempio più banale, la lattina della Coca-Cola, magari si mantiene per anni lo stesso. Quando parliamo invece di cliente al dettaglio, quello che non è condizionato da un nome ma che compra per suo piacere, oppure dove noi vendiamo il nostro prodotto, noi seguiamo quello che è l'andamento della moda. Quando noi andiamo sul mercato, se siamo troppo anticipatori, magari non siamo riconosciuti. Quindi dobbiamo dare quei prodotti e quei colori che già vengono in qualche maniera vissuti dal consumatore e dal cliente. Quest'anno in particolare presentiamo una serie di super lusso a prezzi direi molto alti, ma comunque finora abbiamo trovato un buon riscontro da parte di clienti, soprattutto i nuovi ricchi, chiamiamoli così, che comprano la vera pelle, gli animali cosiddetti, quindi il serpente, il coccodrillo, le lucertole continuano, non è il solo anno questo, ma è una continuazione degli altri anni, e questo è quello che noi portiamo come una chicca che abbiamo esposto in vetrina, un oggetto unico, in qualche maniera tutto fatto a mano e tutto made in Italy, per portare proprio il massimo del lusso nel nostro settore. Per quanto riguarda l'eyewear, che cosa farà tendenza nel 2012? Le cose che più sembrano andare sono i nuovi materiali che si stanno, la ricerca sui nuovi materiali e le nuove forme che si stanno studiando. Noi in particolare ci siamo concentrati sul ritorno dell'oro, che prevediamo che, sebbene ritornato già da diversi anni, quest'anno si imporrà un po' sul mercato, e anche nella ricerca, diciamo, di nuovi materiali vediamo che si stanno sviluppando, si sta rientrando con, o meglio, si sta riproponendo il legno negli occhiali, e quindi questi materiali, diciamo, ecologici, che come negli altri campi del design si stanno imponendo anche nell'occhialeria. Ultima cosa, penso che ci sarà anche una nuova affermazione dello strass che noi proponiamo, perché, diciamo, il luccichio, diciamo, come speranza e come ritorno dell'occhiale di glamour. E quindi speriamo che siano queste le nuove tendenze e che ci siamo sposati con quello che il 2012 riproporrà. Ma negli ultimi anni c'è stato un forte ritorno di quello che veniva chiamato il vintage, soprattutto poi il vintage era più riferito agli anni 70, inizio anni 80. Quello che vedo quest'anno è che si rimane sul vintage, però viene interpretato in modo più moderno, con profili più fini, più leggeri, e con una forte differenziazione nel colore. Cioè sono mentre le forme sono vintage di quel periodo, interpretate più fine, però con colori molto più moderni. C'è molto utilizzo di colori abbastanza forti nell'area del high visibility, cioè colori di alta visibilità. Questa è una caratteristica. E poi c'è un forte interesse sulle lenti cosmetiche, le lenti che abbiano dei leggeri flash mirror con delle colori pastello che vengono integrati con l'occhiale. Quindi c'è un ci stiamo togliendo un attimino da quello che era il vintage tipico degli ultimi anni, che ha un po' imperversato questi occhiali neri pesanti, chunky, eccetera eccetera. Andiamo verso un occhiale un po' più modaiolo, più brioso, cosa che a me fa molto piacere, perché onestamente mi stavo un po' stufando di questi occhiali tutti quanti uguali, tutti molto paccioccotti e grossi, tutti neri con colori abbastanza banali poi alla fine. Quindi accolgo la cosa con notevole piacere. Oggi c'è ancora una forte eterogenicità di stili, si va dagli anni 50, 60, 70. Il 2012 sarà caratterizzato da una pulizia, icone forti, attenzione alla qualità e ai dettagli. C'è una forte tendenza di grafiche, di colori accesi molto forti, o anche di mix materici, effetti lucidi combinati con gli opachi. Nel 2012 ci sarà una maggior pulizia e una tendenza ai colori naturali. Parliamo ora di eyewear in generale. Che cosa farà tendenza nel 2012?
Sicuramente il colore, dalla moda ovviamente, dal prêt-à-porter, da tutte le sfilate che continuo, che ho visto anche a Parigi, a Londra, a New York, c'è questa forza del colore. La gente vuole colore, forse un po' anche per uscire dal concetto della crisi e vivere una primavera estate diversa e non dal cupo dell'inverno freddo e quant'altro. Quindi noi abbiamo colore, tantissime proposte colore, colori fluo, colori forti, ovviamente sempre all'interno di un concetto stile, ognuno lo interpreta a modo suo, quindi tutte le nostre brand in portafoglio hanno comunque voluto spingere, o quasi tutte, sul colore. Ci sono, le tendenze sono le più varie, perché c'è ancora gli occhiali a gatto da donna però modificati, quindi un vintage quasi più futuristico. Si guarda al passato ma con interpretazione del futuro, con materiali nuovi, con delle forme modificate, che quindi va a cogliere un passato, ma è inutile tornare proprio indietro. Forse siamo usciti un po' dal concetto del vintage, la ricerca veramente dell'occhiale vecchio di una volta, ma un'interpretazione nuova e moderna di quello che era o che ha avuto successo in passato. Quindi tendenze che si ripetono sia sul vista che sul sole, e che noi cerchiamo ovviamente con i nostri stilisti e con le brand in portafoglio di cogliere, arrivare sul mercato nel momento in cui la domanda di quel tipo di bisogno o di look è specifica della stagione. Quindi poi ci sono i minimi, cioè ci sono delle continuità, delle icone, dei modi di stile che continuano tutti gli anni e che non muoiono mai. Quindi il bello dell'occhiale è che fa moda, ma ci sono anche concetti timeless che uno può ripercorrere e riproporre in modo diverso, ma all'interno di uno schema che si ripete anno dopo anno. E questo crea poi la coerenza del DNA di ogni singolo brand. Beh, nel 2012 noi prevediamo un ritorno, una continuazione delle forme vintage, con un ritorno su delle sagome un po' più piccole, contenute, rispetto ai grandi occhiali da sole di moda degli anni scorsi. Un trattamento della una plastica più sottile invece che plastiche troppo spesse, probabilmente, e di sicuro una maggiore presenza della plastica rispetto al metallo. Già adesso vediamo anche nei mercati nord europei o nei mercati americani una preponderanza della plastica sia sul vista che sul sole. I colori di tendenza, io direi colori brillanti, noi vediamo il prossimo anno, forse una maniera per il consumatore di uscire dalla crisi cercando un qualcosa di più spiritoso e di più forte. Beh, confermo le cose che diceva Lucio per quanto riguarda la tendenza confermata sulla plastica, soprattutto quelle multistrato che si prestano ad essere molto ben equilibrate per quanto riguarda i colori. E poi per quanto riguarda le occhiali da sole, direi che è la conferma di una tendenza in atto, che sono le lenti polarizzanti, che noi stiamo recependo già nei nostri campionari, soprattutto nella linea 0RH, che è famosa per aver sempre fatto una grande ricerca sulle lenti, e nel polarizzante in questo momento ha una lente all'avanguardia che si chiama HD High Definition, che ha una serie di prestazioni veramente straordinarie che il consumatore poi può percepire immediatamente come diverse da tutte le altre.